All you can eat, senza limiti, tutto quello che puoi, che si può. Poi dimenticare e ricominciare tutto quello che riesci, che sai, tutto il possibile. La sensazione predatoria è ovunque, dentro e fuori la casa, che fuori è vissuta come dentro, dove non si mangia. La fame indotta dal viaggio è uno snack, nessuna madre. Dileguarsi nell'assaggio da seduti davanti al pezzo, al boccone. Somministrate al vostro cane in un momento di calma il cibo sufficiente. In un momento di calma perché l'agitazione vi inganna facendovi credere di non avere necessità di fargli consumare più nulla. Somministrate il cibo al cane correttamente. L'errore più grande che si possa commettere è quello di dare al cane la razione di cibo quotidiano in un'unica soluzione. Il malessere del cane, prima di tutti, si propagherebbe fino a raggiungere un'area ciclonica inarrestabile. Quando non mangerà più, si avvertirà una tempesta tropicale, suono sordo dal pavimento, dove è l'impronta, aggredire la casa, improvvisamente. In treno divora biscotti, crackers, pavesini portati alla bocca, ospiti di un mondo parallelo. Respira appena. Molto forte invece la pressione del controllore, sveglia, controlla. La masticazione è interrotta, shock di piccoli punti in fuga nello strato di seta dello stomaco. I passeggeri scendono alla fermata dove partono gli aerei, qualcuno indossa una mascherina, rituali, divorano il soma. Controlli, servono più controlli. La terra capovolta verso il traguardo, scompaiono le orde. Con la fame si libera e si alimenta il terrore dell'estinzione. Masse, faune, dispersione di anidride. Non si sente il suolo, si continua a camminare. Non si sente camminare nessuno sul suolo. Il declino dei vertebrati, la sesta estinzione, il mangiare dei soli gatti contro una folla di koala. D'inverno, piccoli gruppi senza eucalipto. Forma nuova di vita nelle profondità oceaniche, oscilla nella vaghezza di matematica incerta, scompaiono immobili i viventi, in loro varietà che non secerne proteine. Rheobatrachus. Nessuno mangia senza muoversi.